colpi di punta sono 4 e sono le 4 variazioni dei colpi semplici dati con mulinello in avanti o mulinello indietro. Cioè sono la puntata dall'alto esterna, la puntata dall'alto interna, diciamo dall'alto perché la punta del bastone durante la rotazione va e passa in alto e poi arriva a bersaglio. Stessa cosa di qua, va in alto e poi arriva a bersaglio. Poi abbiamo la puntata dal basso, e anche qui la punta del bastone passa bassa e poi arriva a bersaglio, esterna, e la puntata dal basso interna. Abbiamo visto il fendente che arriva di taglio, colpo di punta, quindi stesso movimento, ma che arriva di lì, dal mulinello in avanti, finito il mulinello, distendo il braccio, porto il colpo di punta. Stessa cosa sull'interno, se questo era il fendente interno, questo è il colpo di punta interno. Dal mulinello in avanti, finito il mulinello, distendo il braccio, porto il colpo di punta interno dall'alto. Se questo è un enlevé esterno, questo è un colpo di punta che arriva dall'esterno e arriva dal basso. Dall'enlevé esterno, finito il mulinello, stendo il braccio, porto il colpo di punta dal basso. Se questo è un enlevé interno, questo diventa un colpo di punta dall'interno e dal basso, e dall'enlevé indietro, quindi interno, finito il mulinello, distendo il braccio e porto il colpo di punta dal basso.